Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Detroit e possiamo continuare. Nell'ultimo video vi ho aggiornato sul cambiamento del microfono, ma il video non era perfetto. Infatti in alcuni punti il suono gracchiava, legato alla mia voce. Spero di aver risolto adesso, perché giustamente ragazzi sto provando diverse impostazioni, devo trovare diciamo la soluzione migliore. Quindi datemi qualche video per sistemare il tutto. Connor ha conosciuto il tenente. Hanno praticamente seguito un caso in cui un deviante ha ucciso il suo padrone per difendersi, e però adesso dovrà essere processato. In più, Kara e Eris sono fuggite da Todd, che stabile stabile non era. È stata in assoluto la festa più noiosa a cui sono stato negli ultimi 25 anni. Ogni volta che vado a uno di questi eventi mi chiedo: ma cosa diavolo ci faccio qui? Odio i cocktail party e tutti quei chiacchieroni che ci vanno. È un'occasione per incontrare quelli che ammirano il tuo lavoro. Sì, a nessuno frega niente dell'arte. Mi interessa solo sapere quanti soldi ci potranno fare. Ma andiamo, facciamoci un drink. Tutta questa eccitazione mi ha fatto venire sete. Scotch liscio, giusto? Assolutamente. Guardate quanto è fatta bene questa casa. Comunque siamo tornati con Marcus. Hai lasciato la luce dello studio accesa? No, sono sicuro di aver... Chiama la polizia. Polizia di Detroit, posso aiutarla? Parla all'androide di Carl Manfred, 8941 Lafayette Avenue. Siamo rientrati a casa e le luci sono accese. Possibile intrusione. Una pattuglia è in arrivo. Andiamo a controllare. Mica lo so se è bene, eh. Io entrerei da solo. Scusa un attimo. Marcus, no, vengo con te. Leo! Che stai facendo? Rifiuti di aiutarmi, mi aiuto da me. È assurdo quanto paghino questa merda. Non toccarli! Senti, tanto prima o poi diventeranno miei comunque. Consideralo un piccolo anticipo sulla mia eredità. Marcus, fallo allontanare da lì. Mandalo via! Questo con noi c'ha problemi, quindi... Non fare così, Leo. Non serve a niente. Mi dici sempre e solo di andarmene. Che c'è, pa? Non valgo niente. Non sono perfetto come questo cazzo di appare. Adesso basta, fuori, adesso, forza. Ma poi cos'ha di così speciale, eh? Cos'ha che io non ho? Lascialo stare. Dai, vediamo che sai fare. Marcus, non difenderti, hai capito? Non fare niente. Dai, che aspetti, colpiscimi. Vuoi essere un uomo? Dimostramelo. Smettila. Qual è il problema? Sei forse una fighetta? Smettila, Leo! Basta! Troppa paura per reagire, brutta puttanella! No! Credo che Marcus stia pensando un po' a sé, perché Carl non si sta sentendo bene. Ho paura di quello che potrebbe succedere. Oh, giusto, scusa, mi dimenticavo. Non sei una persona, sei solo un fottuto pezzo di plastica! No, Leo, lascialo Ascolta. Stare! Ti distruggerò e resteremo solo io e mio padre. Ti farò a pezzi e nessuno pregherà un cazzo. E sai perché? Perché non sei niente, hai capito? Niente! Oh,
aiutarla. No. Gli umani sono macchine fragili. Carla, non lasciarmi, ok? Non andartene, ti prego. Ricorda, Marcus, non permettere a nessuno di dirti chi sei. Ok. No, no, papà. No, ti prego. È tutta colpa tua. Non sarebbe successo, è colpa tua. L'androide, è stato l'androide. Non siamo stati noi, bastardo. Marcus ha comunque rotto la barriera perché ha fatto una scelta. Potevo anche attaccare, ma ho scelto di non farlo. Quindi Marcus è effettivamente diventato un deviante in quel momento. Però è stato distrutto. Perché l'hai ucciso? Che è successo prima del coltello? Eri lassù da molto? Perché non sei scappato? Per la miseria, di qualcosa! Fanculo, io mollo. Interrogare una macchina è uno spreco di tempo, non si ottiene nulla. Potremmo sempre usare le maniere forti. Dopotutto, non è umano. Gli androidi non sentono dolore. Lo danneggeresti così. Poi non parlerebbe più. I devianti sono inclini all'autodistruzione se si trovano in caso di stress. Ok, cervellone. Cosa dovremmo fare? Potrei interrogarlo io. Cosa abbiamo da perdere? Prego, il sospettato è tuo. Beh, come mi aspettavo, lo stiamo interrogando. Cioè, in generale, dovrà essere processato questo deviante. Credo che con noi parlerà. Possiamo analizzare. Aha. Allora. Marcatura ripetuta in 16 mesi causata dalla sigaretta. Gli spegneva le sigarette addosso. Ok. Carlos non era dei migliori. Un po' come Todd, eh. Vabbè, questo qui è il sangue di Carlos. Danni non critici causati da mazza da baseball. Ok. Questo qui è quando lo ha colpito in cucina. Ok, quindi gli androidi non provano dolore, giustamente, però possono autodistruggersi o comunque tentare una sorta di suicidio praticamente, se stressati. In che modo però si possono autodistruggere?
C'è instabilità nella tua programmazione. Suscita sentimenti sgradevoli, come la paura negli umani. Sei danneggiato. È il tuo padrone. Ti ha picchiato. Non ti farò alcun male. Desidero solo farti qualche domanda per capire cos'è successo. Sonda memoria. Se non parlerai, sarò costretto a sondare la tua memoria. No! Ti prego, non farlo. Ah. Cosa? Cosa mi faranno? Mi distruggeranno, vero? È come il primo deviante. A questo però gli diciamo la verità. Verrai smontato e vorranno capire i problemi ai tuoi biocomponenti. Non possono fare altro se vogliono capire che è successo. Perché gli hai detto che mi hai trovato? Perché non mi hai lasciato là e basta? Sono programmato per braccare devianti come te. Ho solamente fatto il mio dovere. Non voglio morire. Allora parlami. Bravo. Io... non posso. Questa è bella, bella difficile come scelta, eh. Lo posso provare a convincere. Mettere altra pressione è inutile, tanto stiamo già parlando. Sondare la sua memoria non vuole. Anche se sarebbe interessante vedere cosa ha fatto. Però vediamo cosa ha da dirci provando a convincerlo. So come ti sei sentito. Eri sopraffatto da rabbia e frustrazione. Non hai colpe per quanto è successo. Ascolta, io non ti giudico. Sono dalla tua parte. Tutto ciò che voglio è la verità. Ti faranno soffrire. E non smetteranno finché non avrai detto tutto. Ma può essere diverso. Tutto dipende solo da te. Dai. Pugnalate inferte! Volevi essere sicuro che morisse, eh? Hai provato rabbia? Odio? Sanguinava! Implorava pietà! Ma lo hai pugnalato ancora e ancora e ancora! Ti prego, lasciami in pace. So che l'hai ucciso tu. Perché non vuoi ammetterlo? Ti prego, basta! Su, dillo! L'ho ucciso io! È così difficile da dire? Smettila, basta! Di che l'hai ucciso! Forza, dillo! Mi torturava ogni giorno. Facevo tutto quello che diceva, ma... c'era sempre qualcosa di sbagliato. Poi un giorno ha preso una mazza e ha cominciato a colpirmi. Per la prima volta ho avuto paura. Paura che mi distruggesse, paura di morire. Così ho preso il coltello e l'ho pugnalato in pancia. Mi sento
sentivo meglio. Così l'ho pugnalato ancora e ancora, finché è crollato. C'era sangue ovunque. Hai scritto "Io sono vivo" sul muro, perché? Mi diceva che non ero niente. Che ero solo un pezzo di plastica. Dovevo scriverlo. Per dirgli che si sbagliava. RA9 l'aveva scritto nella doccia. RA9. Era scritto sul muro del bagno. Che cosa significa? Verrà il giorno in cui non saremo più schiavi. Niente più minacce. Niente più umiliazioni. Saremo noi i padroni. E la scultura? La scultura, nel bagno, l'hai fatta tu, vero? Che cosa rappresenta? È un'offerta. Un'offerta per essere salvato. La scultura era un'offerta. Ma un'offerta per chi? RA9. Solo RA9 può salvarci. Che cos'è RA9? Un virus? Un modello? Cioè, parlando di androidi, che può essere? RA9. Chi è RA9? Quando hai iniziato a provare emozioni? Prima mi picchiava, io non ho mai detto niente. Ma un giorno ho capito che non era giusto. Ho provato rabbia, odio. E ho capito che cosa dovevo fare. Perché nascondersi in soffitta, invece di scappare via? Non sapevo cosa fare. Per la prima volta non c'era nessuno lì a dirmi. Avevo paura. E mi sono nascosto. Ho finito. Buono. Ma che cazzo sta facendo? Si sta autodistruggendo. Fermalo, cazzo! Io non riesco a fermarlo. Ora basta. Devi fermarti immediatamente. Attenzione! Puttana. Porca vacca. Perché? Penso che adesso siamo ripassati di nuovo a Kara e alla bambina. Però quello che sta succedendo, cioè adesso è viva solo Kara insieme alla bambina. Ok. Fine corsa. Fine della corsa? Sì, dovete scendere. Dobbiamo andare.
Non potevamo rimanere lì. Todd potrebbe cercarci lì. Meglio di no. Andrà tutto bene. Troveremo dove dormire. Giustamente Kara non sente freddo, dolore, cose strane. La bimba sì. Allora, qui che abbiamo? Aprirà solo domattina. Di là c'è qualcos'altro. Non possiamo dormire qui, chiedere aiuto? Potrebbe essere una soluzione quella. Qui? Molto scomoda, ma discreta. Qui praticamente non ci vede nessuno, però è scomodo. Ma sicura? Non lo sappiamo. Come entriamo, quindi non sappiamo neanche come entrare. E potrebbe darci problemi. Comodo ma non discreto, servono soldi. Alice? Dov'è Alice? Alice, tu devi venire con me però. Tu stai gelando. Sto bene, non ho così freddo. Vi siete persi? Non so dove andare. Conosco chi può aiutarvi. È dall'altra parte della città. A noi serve stanotte. Chi era quello? Forza, Alice. Grazie per aver scelto Detroit Buses. Scusate, Questo qui è un negozio. Qui possiamo trovare qualcosa? Il negozio è ancora aperto. Forse dovremmo entrare. Così non prenderai freddo. Che cosa vuoi? Ho una bambina. E non sappiamo dove andare. Avrebbe dei soldi per pagarci una stanza? Oh, cazzo. Un androide a cattone. Ah, questa è bella. Senti, questo è un discount, non l'esercito della salvezza, ok? È meglio che tu vada se non compri nulla. Questo non ci aiuta. Che cosa posso provare a fare? Mi sa niente oltre a attaccheggiare. Però se taccheggiamo ma dai, magari non se ne accorge. Almeno questo. Non rubiamo i soldi. Lì c'è la telecamera? Eh sì. Forse non ci ha visto. Perché stiamo lì dietro l'angolo. Mi serve il tuo aiuto. Vedi quelle lattine? Vai là e rovesciale tutte. Rovesciarle?
perché? Ti prego, Alice, fidati. Siamo a far finta che la bambina... A controllava. Stai bene? Non ti preoccupare. È solo qualche lattina. Dai, 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 dai. Su, andiamo. Probabilmente con le telecamere ci hanno visto. Abbiamo dei soldi. Mi hai usato per rubare i soldi. Come hai potuto? Mi fidavo di te. Lo sto a fare per portarti a un hotel. È vero. Non dovevo farlo. Scusami, non capiterà più. Forza, bambina. Come, non entriamo? Non si può, Alice. Non danno stanze agli androidi. Devo togliermi questa uniforme. O andare altrove. Aspettate, qua che c'è? Ok, aspettate, possiamo rubare i vestiti a qualcuno. Qui è vuoto. Questo ha messo a lava qualcosa? Quei vestiti non sono nostri. Ci servono, Alice. Ti serve qualcosa di caldo e io devo togliermi l'uniforme. Questo è rubare. Non possiamo farlo. Oddio. Lo dobbiamo fare. Questo signore ce li regalerebbe i vestiti se solo sapesse la nostra condizione. Mi dispiace, Alice, ma non abbiamo scelta. Piano piano, piano piano. Dai, dai, Alice, collabora un po'. È passata una volante. Abbiamo i soldi, abbiamo i vestiti, possiamo andare a dormire lì adesso. No, no, senza fare altro. La bambina è meglio se la portiamo al caldo. Salve. Salve. Vorrei una stanza. Fanno $40 anticipati. Datemi il nome e indirizzo. Posso vedere la patente? Che siamo uscite di fretta. L'ho dimenticata a casa. Nessun problema. Ci penseremo domani. Buonanotte. Buonanotte. Vieni, Alice. Dici che ti ha creduto?
Non lo so, Alice, ma so che stanotte starai al caldo. L'importante è questo, domani vediamo. La stanza 28 è quella? Speriamo di non trovare altri buzzurri per la strada. E comunque, cioè, Marcus e Connor sono andati, eh. Ok. Dai, non abbiamo fatto chissà cosa di illegale, eh. Cioè, abbiamo rubato una merendina. Due spicci per una camera. Che non so proprio due spicci, però. Vieni, il cappotto. Ho del cioccolato. Hai fame? Ok, non vuole la merendina. Strano, ma ok. È meglio se ci cambiamo. Sei tutta fradicia. Li stendo in bagno ad asciugare. E questa volta si guarda in modo diverso. Perché non mi voleva bene? Perché era sempre arrabbiato con me? Volevo solo vivere come le altre bambine. Forse ho sbagliato qualcosa. Non era abbastanza brava. Ecco perché era così arrabbiato. Volevo che fossimo una famiglia. Volevo che mi volesse bene. Non potevamo essere felici? Non lo so. Non mi lascerai mai, vero? Prometti di stare con me. Te lo prometto. Staremo insieme per sempre. Per sempre. Siamo comunque un androide. Quindi aiutare una bambina, perché no? Adesso dormi. Ora spengo la luce, ok? Tutto a posto? Ma sì. Buonanotte, Alice. Possiamo metterci seduti invece di dormire a letto? Non lo so, non lo so. Forse è meglio mettersi qui. Ma chi è Marcus? È Marcus. Stiamo facendo un'analisi da soli.
Interfaccia mentale danneggiata. Unità ottica. Anche l'orecchio, mi sa. Sì, quindi non sentiamo neanche bene. Modalità bassa energia difettosa. Regolatore pompa d'irium è una sorta di cuore praticamente. Gamba destra e sinistra. Ci hanno azzoppato. Siamo in una discarica di androidi? Niente, questa gamba qui non funziona. Ok, questa è buona. Ok, le gambe funzionano. Questo? Ci guarda quell'androide là, eh? Ehi! C'è un luogo dove saremo liberi. Trova Jericho! Trova Jericho! Qui è pieno di androidi. Ok, la pompa non va. Il resto? È buono, è compatibile. Modello nostro. Ok, va bene. È una discarica, ne troveremo un altro, no? Ok, l'occhio lo possiamo prendere qua. Questa è una cosa che odio. Ciao, sono un androide AK700, progettato per servirti. Perfetto, grazie. Cosa posso fare per te?
zitto. Ciao. Ciao. Sono un androide a capo semplice. Il mio programma ha rilevato l'anomalia. Contattare il centro di manutenzione Cyberlife. Ok. Ci vediamo meglio. Già è tanto. Però la pompa e l'orecchia è una cosa che dobbiamo recuperare subito. Ci sono delle gambe che camminano. Siamo tornati alla normalità. Cioè ci siamo sistemati da soli praticamente. Cosa che gli altri androidi qui non hanno fatto. Non abbiamo cambiato un processore centrale o qualcosa, quindi possiamo ancora considerarci Marcus. Vuole strappare adesso. Ripercorrendo quello che praticamente abbiamo fatto, non abbiamo ucciso gli altri androidi, abbiamo preso soltanto i componenti di quelli che già non funzionavano più, sicuramente. Ci siamo rimontati. Da quanto ho capito, i tessuti, ovvero la pelle, vengono direttamente colorati dall'androide, che forse in base al modello si colora in una certa maniera o no. Non so se gli altri androidi possono, come dire, sgamarci. Però Connor è stato distrutto, Marcus si è riparato e Kara invece per adesso è quella che se la passa meglio, non ha creato casini, è ricercata perché ora probabilmente per il fatto pure delle videocamere verrà ricercata e soprattutto Todd andrà a cercarla e a quanto pare la Cyberlife o comunque chi gestiva gli androidi, diciamo, distrutti, colpiti, qualsiasi cosa, invece di ripararli, li buttava completamente. Marcus aveva un po' di creatività, quindi potrebbe crearsi degli obiettivi. Non so però quali.
Bisognerà vedere. RA9 è preoccupante, perché il deviante che abbiamo interrogato con Connor ci ha descritto un po' una situazione strana, e tra l'altro Connor è stato ucciso dallo stesso deviante. Perché? Ci sono tante cose da dire, e spero che vi crei un po' di domande anche a voi questo gioco. Io ragazzi, come al solito, vi ringrazio per essere stati qui con me, vi aspetto nel prossimo video, e nulla, ciao ciao!